Tifosi giallorossi, ben trovati a un nuovo appuntamento con le indimenticabili. Riviviamo anche oggi una pagina del glorioso passato giallorosso. Andiamo indietro nel tempo, il 7 marzo 1984 allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Nils Lidom affronta la Dinamo Berlino nella partita valida per i quarti di finale di Coppa dei Campioni. Ovviamente giallorossi scudettati, la squadra campione d'Italia per la seconda volta nella storia giallorossa scende in campo con il suo solito 4-4-2, lo possiamo andare a vedere con l'aiuto della grafica. Tancredi ovviamente tra i pali, linea difensiva con Oddi a destra, centrali Di Bartolomei e Righetti, Nela a sinistra, centrocampo con Conti a destra, Falcao e Cerezo centrali, Maldera a sinistra, coppia d'attacco Pruzzo e Graziani. Tutto pronto, la telecronaca è affidata all'inconfondibile voce di Nando Martellini e allora riviviamo le emozioni di Roma Dinamo Berlino. Sono 15 anni che una squadra italiana non riesce a cogliere il massimo trofeo europeo per squadre di club. C'era andata vicinissima l'anno scorso la Juventus, che poi ha perduto ad Atene incredibilmente la finale. Quest'anno la scalata la compie la Roma, campione d'Italia, che è giunta ai quarti di finale e il sorteggio la oppone ai campioni della Repubblica Democratica Tedesca, la Dinamo di Berlino. Ecco i giocatori che entrano in campo. La Dinamo di Berlino è in tenuta completamente bianca. La formazione della Roma è Tancredi, Oddi, Righetti, Nela, Falcao, Maldera, Conti, Seresso, Pruzzo, Di Bartolomei e Graziani. In panchina con Lidolm siedono Malgioglio, Nappi, Bonetti, Chierico e Vincenzi. La formazione della Roma è quella annunciata, anche se c'è qualche spostamento di numero. Credi è il numero 1, Oddi il numero 2, Righetti il numero 3, Nela il numero 4, Falcao 5, Maldera 6. La linea di attacco è Conti, Seresso, Pruzzo, Di Bartolomei, Graziani. La formazione dei tedeschi dell'Est è quella annunciata, anche qui con qualche spostamento di numero. Il portiere capitano è Ruud Vlahit, il numero 2 Greter, il numero 3 Triloff, il numero 4 Bax, il numero 5 Rode, il numero 6 Troppa, il numero 7 Terlecki, il numero 8 Rath, il numero 9 Ernst, il numero 10 Schulz, il numero 11 Tom. In panchina soltanto 4 uomini: Kostmann, Fandrisch, Kuttner e Netz. La terna arbitrale è olandese, il direttore di gara si chiama Keizer. Gioca il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. Tifo assai colorito, specialmente sulla curva sud, dove prendono posto i più accesi e organizzati tifosi della squadra romana. Calcio d'inizio affidato ai tedeschi. È iniziata la partita. Vedete impegnato Schulz, che è il più elegante dei giocatori avversari. Il lancio in avanti è di Ernst, la rovesciata di Oddi. Falcao,
attaccato da Rode, Conti, Falcao, riprende ancora Conti, in zona più libera per Di Bartolomei, Seresso. Graziani. Intervento su Graziani di Greter. La prima rimessa in gioco è della Roma. Questa è la partita di andata dei quarti di finale della Coppa dei Campioni. Ritorno fra 14 giorni a Berlino. Rimessa in gioco di Maldera verso Righetti. Di Bartolomei. Lanciato Conti in profondità, subito il traversone di Conti, colpo di testa di Falcao, colpo di testa di Pruzzo, colpo di testa di Pruzzo dopo 1 minuto e 15 secondi, parata del gigantesco portiere Rudvalait, un contrattacco della squadra tedesca, si lancia Ernst, controllato da Nela e la palla va sul fondo. Rudvalait è il portiere più alto d'Europa, ha già giocato contro l'Italia nella partita che gli azzurri hanno perduto a Lipsia prima di recarci ai mondiali di Spagna, è alto 1,98 m, è molto più alto di quanto non fossero gli atleti grandi, i difensori che eravamo abituati a vedere, il nostro Cudicini ad esempio o il polacco Tomaszewski. Manovra Falcao. Ha scambiato con Graziani, palla in area, il colpo di testa di Rode e poi il passaggio indietro di Troppa. Trilov è il regista arretrato della squadra tedesca, il colpo di testa di Nela, con spinto alle spalle dall'intervento di Bax, calcio di punizione, ha già battuto Falcao verso Nela che entra in area e attacca, che ha liberato, sta per intervenire Maldera, il passaggio all'indietro è stato di Terlecki, eccolo ancora Terlecki sul disimpegno, scambio ancora con Gitter. Colpo di testa di Nappi, rimette la palla a centrocampo per Seresso. Maldera. Falcao. Di Bartolomei. Il lancio in area è riuscito in qualche modo Troppa a contenere la palla. Terlecki all'indietro con il passaggio a Rudvalait. Il terzino Greter, un lancio di Rode, la rovesciata a campanile di Nela, il passaggio ancora indietro verso Nela da parte di Di Bartolomei, ha mantenuto in campo un pallone non facile Nela, Oddi, Righetti, Seresso. Fallo su Conti, anzi di Conti, per quanto sembrava che Ratt fosse intervenuto irregolarmente prima, il calcio di punizione in favore dei tedeschi che mandano in avanti Rode, il colpo di testa di Maldera favorisce questa incursione del terzino Greter che riesce a mandare al centro un pallone, elegantemente Di Bartolomei fuori area, Falcao, partita iniziata a gran ritmo. Fallo su Falcao compiuto da Rode, calcio di punizione battuto già dalla Roma. Graziani, Maldera, Seresso, il lancio è verso Pruzzo, su Pruzzo gioca Troppa che ha rinviato, Seresso, ancora Graziani verso Seresso, tiro di Seresso alto. Bella combinazione sulla sinistra, Graziani-Seresso. Con tiro del brasiliano in mezza rovesciata, alto sulla traversa.
si può considerare il primo tiro scagliato verso le porte avversarie. È di Cereso, alto al quinto minuto. Va direttamente fuori il rilancio di Rudvalait. Sulla rimessa in gioco di Cereso, Maldera, Righetti, Di Bartolomei. Lancio verso Conti, che aggancia molto bene, entra in area, poi c'è un disegno di Trilov e Troppa ha evitato il fallo laterale, poi c'è un intervento su Oddi non giudicato irregolare, il passaggio all'indietro sul portiere Rudvalait insidiato da Graziani. Rilancio dell'estremo difensore capitano, il colpo di testa di Schulz. Molto in profondità, nessuno dei tedeschi pensa a inseguire il pallone, ha iniziato molto guardinga la squadra tedesca. D'altra parte in queste partite che durano 180 minuti le squadre pensano soltanto a porsi all'inizio della partita di ritorno nella maggiore posizione possibile e quindi a limitare i danni se danni dovessero esserci nella partita di andata. Ancora un fallo laterale per la Roma, la rimessa in gioco di Maldera verso Righetti. Pruzzo, che ha sempre alle spalle Troppa, cerca di lanciare Cereso, una deviazione rimette la palla al centro, la controlla Ernst con lancio verso Bax. Va Di Bartolomei a chiudere, un disimpegno molto bello da parte della Roma che poi si riporta in avanti con un bel fraseggio. Cereso viene in avanti, Falcao, ancora Cereso, cross di Cereso, Pruzzo verso Falcao. Pruzzo pensava che Falcao tirasse in porta e invece il brasiliano non si attendeva il passaggio di rifinitura di Pruzzo. Una puntata di Ernst risponde per la Dinamo di Berlino, rimpallo con Di Bartolomei e palla sul fondo, rimessa in gioco di Tancredi su Maldera. Righetti si alza troppo la palla, se ne impadroniscono i tedeschi che vengono in avanti con Rode, l'uomo che marca Falcao. In lotta Nappi, spinto un po' alle spalle da Schulz. L'arbitro fischia il calcio di punizione, battuto da Righetti su Di Bartolomei. Per Graziani, Falcao. Non trova sbocchi, Falcao sulla destra, si riporta al centro dove trova Cereso. Ancora Falcao. Strettissima la marcatura da parte dei tedeschi. Difficile per i giocatori della Roma trovare l'uomo smarcato. Infatti vedete come la palla si mantiene sempre a questa altezza, il lancio di Di Bartolomei, alza poi la palla Tom, la riconquista Righetti. Rinuncia per questo momento, fino a questo momento, completamente ad attaccare la squadra tedesca, si limita a cercare il disimpegno poco dopo oltre la metà campo, per ora c'è sempre riuscita. Sempre passaggi indietro, non trovando sbocchi in avanti. Adesso è Righetti che entra. Fermato anche lui, contropiede di Ernst. Fermato da Di Bartolomei, raggiunge per primo la palla Rode.
Poi c'è un bel intervento di Oddi. Conti. Cereso. Buon controllo di Cereso. Sbaglia però l'appoggio su Conti. Ne approfitta Tom. Anche Tom è fermato. Di Bartolomei. Pruzzo. Di Bartolomei. Sta per aprirsi un varco, ma Trilov lo chiude con il passaggio indietro a Ruud van Aert. Sulla rimessa del portiere lasciano rimbalzare la palla sia Schulz che Nela, poi Tancredi, Righetti. 11 minuti di gioco. Di Bartolomei. Perfetto, il lancio su Graziani. Stringe al centro, colpo di testa di Pruzzo, Conti. Ha tentato di lanciare Graziani, ha rinviato Gröter. Adesso attaccano i tedeschi con questo lancio di Terlecki a beneficio di Tom. Lo contrasta Righetti, togliendogli la palla e lasciando ai tedeschi soltanto una rimessa per faro laterale che va ad effettuare Bax. Tom. Bel cross di Tom, alto per quasi tutti, lo sfiora soltanto Schulz e lo mette sul fondo. Per ora soltanto Schulz è lasciato in avanti ad impensierire in qualche modo la difesa giallorossa. Adesso va avanti Pruzzo, ha lasciato a Conti. Bel dribbling di Conti, il tiro è però sbagliato e va nettamente fuori. Non riesce il passaggio in profondità da parte dei giocatori della Roma e allora Conti adesso ha cercato lo spazio, lo ha trovato lo spazio per il tiro, ma il tiro gli è riuscito male. Fallo di Nela che ha travolto Ernst, battuta subito la punizione che ha tentato di lanciare in avanti Bax, un centrocampista che si porta spesso in avanti. Cereso. Apertura per Maldera. Il lancio è su Pruzzo. Di petto ha tentato di favorire l'inserimento di Falcao. Maldera ancora verso Falcao. Cereso. L'area, il colpo di testa di Trilov, poi Terlecki a disimpegno su Gröter. Ernst ha girato Falcao ma poi ha mandato in fallo laterale per questa rimessa in gioco di Maldera, di Bartolomei. Graziani adesso è al centro. Ha servito Falcao. Adesso Pruzzo. Conti. Adesso Graziani. Ancora Di Bartolomei verso Maldera. Conti. Di prima in mezza rovesciata, manda al centro un pallone che non può essere sfruttato da nessuno. Ecco il rilancio del portiere Ruud van Aert. Maldera resiste agli attacchi di Schulz. Di Bartolomei, Conti, Graziani lanciato sulla sinistra, riprende la sua posizione, vince un rimpallo. Cross di Graziani deviato in calcio d'angolo, in acrobazia da Bax.
16° minuto del primo tempo, primo calcio d'angolo della partita è in favore della Roma, il punteggio è 0-0. Dalla bandierina Conti. Molto arretrato, ma riprende Falcao. Preoccupazioni per il fuorigioco, Falcao preferisce mandare in avanti Oddi. Ecco lo scatto di Oddi, ma in posizione difensiva Tom lo ferma in faro laterale. È da poco passato il 16° minuto, quando Di Bartolomei si prepara alla rimessa. È dotato di una lunghissima rimessa con le mani Di Bartolomei, giunge infatti in area. Schulz ha rinviato, Conti rimette in avanti. Non era in fuorigioco Di Bartolomei che ha ricevuto la palla, ma c'era Graziani, non inquadrato dalla parte opposta dello schieramento offensivo giallorosso. Quindi la segnalazione del guardaline mi è sembrata giusta. Righetti, Conti, bello scambio, ancora Conti, Falcao, Maldera, Conti, Falcao, Di Bartolomei. Seresso. Bella azione di Nela, il suo cross però si schiaccia sul corpo di Rode ed è il secondo calcio d'angolo in favore della Roma. Ha battuto Conti. È uno scherzetto uscire per il 2 metri Rudvalait in area. Adesso vediamo Ernst, il disimpegno di Oddi, poi Tom. Va al tiro Terlecki, servito da Rode. È il primo tiro della squadra tedesca verso la porta della Roma. Terlecki, bersaglio sbagliato, 18° minuto del primo tempo. Graziani, mentre Pruzzo si è spostato sulla destra. Malinteso con Seresso e commette fallo Conti per evitare la fuga di Ernst. Batte la punizione troppa, servendo Bax. Schulz, gli subentra Tom, il triangolo fermato da Righetti, poi tenta il tiro ad effetto da lontano Schulz e c'è una deviazione da parte di un giocatore della Roma, infatti è il primo calcio d'angolo in favore della Dinamo di Berlino e va Terlecki alla bandierina. Ha liberato Maldera, rimette in avanti ancora Rat, poi sul disimpegno Seresso, ma non giunge a Pruzzo la palla per l'inserimento di Rode. Tom, bel diagonale di Tom a cercare l'angolo lontano di Tancredi, tiro è andato fuori. Comunque sono le due prime apparizioni della squadra tedesca nella metà campo della Roma.
Il lancio di Di Bartolomei verso Pruzzo. Disimpegno di Ernst. Un pallone Cereso lo difende. E poi lancia Pruzzo. Pruzzo, tiro alto. Una bella iniziativa di Cereso, che ha conquistato un pallone, lo ha difeso, ha lanciato Pruzzo due metri entro l'area, tiro in corsa alto sulla traversa. Il tiro di Pruzzo, 21esimo del primo tempo. Colpo di testa di Maldera, con rimessa della Dinamo di Berlino. Ed è il terzino Greta. Stava per intervenire Maldera, Terlizzi lo ha strattonato, calcio di piede della Roma. Eccolo battuto da Nela su Di Bartolomei. Falcao. Verso Conti. Difende la palla Conti, la riserva indietro e riparte dallo stesso punto l'offensiva della Roma con Righetti. Cereso. C'era fuori gioco di Pruzzo. Mentre Graziani ha qualcosa da protestare per l'intervento di Trilov. Sfiora la palla Schulz. Intervento di Nela su Ernst e fallo laterale per i giocatori della Repubblica Democratica Tedesca. La rimessa in gioco di Bax. Ernst. Un malinteso fra i difensori, rimedia Falcao togliendo la palla a Ernst e parte in avanti Righetti. Graziani. Di Bartolomei. Fuori gioco di Cereso. Rinvio di Oddi, ha colpito Ernst, c'era stato un malinteso con Righetti. Il rimpallo lascia la palla ai giallorossi, che vengono adesso in avanti con Di Bartolomei. Graziani. Di Bartolomei. Righetti. Maldera. Trova molta difficoltà la Roma a costruire il gioco a questa linea di metà campo. Viene in avanti Nela. Graziani, fallo di Bax su Graziani, calcio di punizione in favore della Roma. Battuto Di Bartolomei, pallone che spiove in area, Conte mette al centro. L'intervento di Terlizzi, palla fuori, Pruzzo ancora verso Conti. Il cross di Conti, raso terra, mette fuori Trilov. Venticinquesimo del primo tempo e 0-0 Di Bartolomei alla rimessa in gioco. Riprende Falcao,
Maldera, Di Bartolomei all'indietro, c'è intervento irregolare su Oddi da parte di Tom, gioco fermo e calcio di punizione in favore della Roma. Di Bartolomei ha calciato, colpo di testa di Righetti al centro. Conti. Conti ancora da Di Bartolomei, in verticale verso Maldera, tiro di Maldera, con i piedi ha parato il portiere. Poi entrano in collisione Schulz e Conti. Palla fuori area, gran tiro di Maldera al 26esimo con parata di intuito del portiere Graziani, verso Pruzzo, su Pruzzo ha respinto, verso la porta vuota Seresso. Graziani protesta ancora un po' troppo perché Rode ha difeso il pallone lasciandolo terminare in fallo di fondo. Fermato Ernst dall'intervento di Maldera e Falcao. Conti, Falcao. Spalla contro spalla, Rode va a terra, ancora Rode su Falcao che si libera della palla lanciando sulla destra Oddi. È in ritardo Oddi rispetto a Ratt. Terlecki. Graziani, Conti, Graziani, in recupero, Bax riesce a mandare in calcio d'angolo il terzo tiro dalla bandierina in favore della Roma. Toccato corto da Conti per Seresso. Di testa di Graziani ha impegnato severamente Rudvalait, un riflesso felino del portiere che ha evitato un gol sicuro, eccolo, avete visto il colpo di testa, poi ha tentato il tiro Pruzzo, Righetti, adesso un pallone per Righetti che lo ha alzato troppo sulla traversa. Due azioni favorevoli per la Roma, una adesso Righetti non l'ha sfruttata, la precedente l'ha annullata con bravura il portiere Rudvalait parando un tiro da distanza ravvicinatissima di testa di Graziani. Va a terra Terlecki. Calcio di punizione. Sembra che Terlecki voglia tentare il tiro da tre quarti di campo, sono 30 metri abbondanti e infatti ci prova, un tiro di assaggio che va fuori,
il tiro di Terlecki sul calcio di punizione alla mezz'ora. Disimpegno su Conti, va via molto bene Ernst, che viene atterrato da Oddi. Calcio di punizione in favore della squadra tedesca con Ernst che rimane a terra. Intervento di Oddi, nuovo calcio di punizione presso poco dal punto dove prima ha tentato il tiro Terlecki. Questa volta la rincorsa sembra di Tom e sbaglia dalla parte opposta. È Nela che passa alla metà campo. Graziani, Maldera, palla a spiovere in aria per Pruzzo, Graziani, tiro, parata. Stava per tirare Falcao quando è arrivato Graziani, ha evidentemente gridato di lasciargli la palla che ha tirato Graziani. Tiro angolato, non troppo forte, questa volta la parata di Rudvalai, niente di eccezionale. C'era un fallo commesso su Ernst, si stavano strattonando con Maldera, l'arbitro non ha visto. Pruzzo indietro a Di Bartolomei, Conti, Falcao, Conti che si sposta dalla parte opposta, Graziani, Conti. Fallo su Conti, l'ha commesso Ratt, calcio di punizione in favore della Roma. Eccolo, l'ha battuto Conti, spiove la palla e la fa sua Rudvalai sul tentativo di Graziani. Cereso. Fallo su Cereso da parte di Trilov che si preparava ad entrare, Cereso si preparava ad entrare in area. Fallo di Trilov, calcio di punizione dal limite in favore della Roma. Fa molto caldo. I giocatori sembrano anche preoccupati del ritmo da imprimere alla partita in vista del primo caldo stagionale, ma questa è una preoccupazione che dovrebbe colpire maggiormente i tedeschi che vengono da una regione più fredda. Conti è sulla palla, servizio del Maldera, tiro di Maldera alto. Siamo a 10 minuti dalla fine del primo tempo, le squadre sullo 0-0, partita di contenimento da parte della squadra di Berlino, d'altra parte nelle previsioni e nella logica, con qualche punzecchiante contropiede. Uno di questi è stato fermato da Nela con un intervento irregolare su Ernst. C'è un calcio di punizione in favore della squadra della DDR che batte Terlecki. È riuscito Falcao ad impedire un tiro pericoloso di Schulz.
Poi sul colpo di testa di Tom c'è il disimpegno definitivo della Roma, che ha corso qualche rischio in questa azione con Cerezo. Viene in avanti Graziani ancora su Cerezo, molto in profondità. Cerezo non seguiva l'azione. La palla è per Schulz, che chiede l'aiuto di Ruud Vlahit. All'indietro Righetti, deve correre Oddi, ma è più veloce di lui Ernst, che arriva primo sulla palla. Alla meglio il difensore della Roma. Poi c'è una spinta di Rattani e di Conti. Con calcio di punizione, battuto dallo stesso Conti, e viene in avanti Falcao su Cerezo. Graziani, Di Bartolomei. Lottano Di Bartolomei e Tom. L'arbitro fischia un calcio di punizione in favore della Roma. Sembrava il contrario. Adesso viene in avanti Pruzzo. Maldera. Spiove il pallone in area. Corta respinta, la prende Conti. Chiede l'aiuto di Maldera, avanza Maldera. Palla a seguire Maldera. Colpo di testa di Pruzzo in area, arriva prima di tutti Trilov, che spazza via. Qualcuno doveva stare lì, dice Pruzzo, e sinceramente non gli si può dar torto. Prosegue l'azione, ecco il cross questa volta è di Righetti. Graziani di testa verso Falcao, ma arriva prima Troppa. Rimette nella metà campo della Roma, dove controlla la palla Nela. Ancora in avanti Maldera. Il lancio è verso Conti. Il passaggio indietro era forse sbagliato, ma non ne approfitta Schulz. E così prosegue Cerezo. Righetti. Di Bartolomei. Fermato di Bartolomei, contropiede, 4 contro 3. È in vantaggio la squadra tedesca, ma in velocità recupera Oddi, che tra l'altro dovrebbe anche aver dato una distorsione a una caviglia, e riesce a neutralizzare questa prima azione veramente pericolosa. L'arbitro arresta il gioco e a terra Oddi, che si è infortunato cadendo da solo in scivolata quando ha intercettato quel difficile pallone in un'azione che vedeva in vantaggio 4 contro 3 i giocatori tedeschi. E a terra Oddi. Mancano 6 minuti alla fine del primo tempo, il punteggio è 0-0. Ha tentato la Roma in tutte le maniere di cui oggi dispone, ma sinceramente il gioco preparato a centrocampo e immediatamente dopo la linea bianca della metà del terreno di gioco non ha mai trovato una penetrazione, anche per la giudiziosa opera di ostruzione che oppongono i giocatori tedeschi. Ci sono state 2 occasioni favorevoli per la Roma su azioni di mischia in area, una l'ha neutralizzata brillantemente il loro portiere e un'altra non è stata conclusa per un soffio. Abbiamo visto intervenire Oddi, che zoppica vistosamente ma rimane in campo. Si perde anche questo suggerimento in avanti e viene in avanti Tom. C'è fallo di Oddi ai danni di Tom, punizione per i tedeschi. Oddi non dovrebbe essere in grado di continuare la partita, tant'è vero che Nappi si sta preparando in panchina.
La Roma vuole effettuare la sostituzione, ma l'arbitro non vede lo sbandieramento del guardalinee, quindi Oddi rimane in campo, Nappi rimane fuori, mentre Di Bartolomei e adesso Righetti vengono in avanti, Oddi, Conti, fallo su Conti, l'ha commesso Ratt, il giocatore col numero 8 che l'ha preso in consegna. Ecco finalmente che l'arbitro si accorge della segnalazione, esce Oddi ed entra Nappi. No, è arrivato Falcao velocissimo sulla panchina, ha detto di attendere la sostituzione, quindi tutto rientra, rimane in campo Oddi. È battuto fuori area il calcio di punizione di Bartolomei, Righetti attende il faro laterale, la rimessa in gioco su Conti. Sempre Ratt che lo marca strettissimo, gli toglie la palla, fallo laterale, rimessa in gioco di Maldera. Conti, fallo di Ratt su Conti e calcio di punizione in favore della Roma. 3 minuti alla fine del primo tempo. Non era a distanza regolamentare Ratt, quindi il gioco non si intende ripreso. Ecco il calcio di punizione di Conti. Righetti di testa, esce il portiere, si scontra con Pruzzo ma mantiene saldamente il pallone. Rilancio ancora di Di Bartolomei, è troppo alto per Conti. Il caldo si fa sentire nei confronti di entrambe le squadre. Direi che anche la Roma mostra di soffrirne, anche perché dovendo attaccare è portata a consumare più energie. Oddi su Graziani, Pruzzo, Oddi è pericoloso nei confronti del velocissimo Tom, intervento di Tancredi, Righetti, Falcao, Conti, ancora Falcao, Conti, non ha sbocco il gioco della Roma. Ora vediamo Falcao, ricevuto da Cereso, chiama in avanti Nela, colpo di testa di Graziani, è alto sulla traversa. Terra Terlecki, vantaggio, la palla è rimasta ai tedeschi, se ne impossessa Falcao. Nappi, Oddi, Oddi, che è rimasto in campo, la sostituzione non è più avvenuta. Graziani,
che non passa la guardia di Gritter, che lo segue dovunque. Stretta la marcatura a uomo da parte dei tedeschi. Oddi, Graziani. Calcio d'angolo, è il quarto, vediamo se ci sarà tempo per tirarlo. Conti, esce il portiere, Di Bartolomei raccoglie. Fischia l'arbitro, ma non è in punizione per l'intervento su Di Bartolomei, ma alla fine del primo tempo. Il primo tempo che finisce quindi sullo 0-0.
tempi la Roma sembra di aver ritrovato un po' di morale, un po' di convinzione in attacco, l'ottavo minuto del secondo tempo. La parabola di Conti va direttamente sul fondo ed ecco la sostituzione chiesta da Lidl, che intende fare uscire Oddi, sì, ma non lo vuole rimpiazzare con un altro difensore, bensì con Chierico. In effetti, con una squadra avversaria tutta indietro, si può fare a meno di un difensore. Forse era questa l'obiezione che Falcao aveva portato quando stava per entrare in campo Nappi. Ora esce Oddi, al suo posto Chierico, via un difensore, un attaccante in più. Sul rinvio di Righetti, l'attacco impostato da Falcao su Chierico, che tocca il suo primo pallone in area verso Cerezo. Si chiudono i difensori avversari, Troppa rinvia, poi c'è un fallo di Righetti, battuta subito la punizione da Trilov, l'attacco di Schulz fermato elegantemente da Di Bartolomei. Pruzzo, parte finalmente Chierico in attacco, Pruzzo appoggia su Falcao, Chierico, è molto in profondità il pallone di Falcao, Chierico se ne accorge con un attimo di ritardo, fallo di fondo, decimo minuto della ripresa, 0-0. Schulz, Terlecki, ecco l'anziano giocatore, cerca lo scambio con Tom, l'ha trovato, raddoppia la guardia alla Roma ed è Nela che ferma l'avversario. Terlecki per la rimessa in gioco con le mani. Ernst, va via molto bene Ernst, fermato da Cerezo, a terra sia Cerezo che Ernst, sembra più grave il giocatore della Roma, incidente a Cerezo, mentre Ernst si è già rialzato, incidente a Cerezo. L'applauso saluta Cerezo che riprende il gioco, il dottor Alicicco riprende posto in panchina e la partita riprende. Il lancio di Falcao per Graziani che si sposta sulla destra. Su Graziani come un'ombra gioca sempre Greter. Non riesce il cross di Graziani. Ma Chierico gli si sostituisce, effettua lui il cross in verticale, manca la presa, il portiere ha toccato però la palla, uscita un po' goffa di Ruud Vlahovic, l'ottavo calcio d'angolo per la Roma. Ha messo fuori Schulz, rimetti in avanti Cerezo. Fallo su Pruzzo, strattonato da Troppa all'ingresso dell'area di rigore, calcio di punizione in favore della Roma. Sono 13 minuti del secondo tempo. Falcao sulla palla, Conti e Di Bartolomei. Conti,
Monti ha fermato la palla per Di Bartolomei, il tiro sul palo. Abbiamo rivisto il tiro di Di Bartolomei sul palo. C'è un fallo di Maldera che, tentando il colpo di testa, ha travolto un avversario. Si trattava proprio di Terlecki, che adesso ha ripreso il gioco. Il calcio di punizione è ovviamente per i giocatori della Repubblica Democratica Tedesca. Lo batte Rode. Schulz. Tentativo di Schulz di cogliere l'angolo sulla sinistra di Tancredi. Palla manca di poco il bersaglio, rimessa in gioco da parte della Roma. Conti indietro a Di Bartolomei ed è passato il primo quarto d'ora del secondo tempo. Pruzzo. Palla a seguire di Di Bartolomei. Seresso. Cross lungo di Seresso sul fondo dalla parte opposta. Rimessa in gioco di Schulz. Che ha commesso fallo di mano portandosi la palla in avanti. Già battuta dalla Roma la punizione. Fermato Chierico, rimanda in avanti Nela su Falcao. Chierico. Cross di Nela, lungo anche questa volta e sul fondo. Colpo di testa di Maldera su Terlecki, ha recuperato molto bene e applaudito Graziani. Nela sposta la palla dalla parte opposta per Chierico. Ernst fermato da Falcao, Chierico ancora sulla destra. Attacca Chierico, controllato da Rode, che ha la meglio. Fallo di Chierico. Calcio di punizione in favore dei tedeschi. Siamo quasi al 18° minuto. Un buon disimpegno dei tedeschi che mandano adesso in avanti Ernst.
resiste Cerezo a diverse cariche, anche una terza. Pruzzo, Graziani, Di Bartolomei, Cerezo, gol, ha segnato Pruzzo. Forse c'era un intervento irregolare su Cerezo, l'arbitro ha lasciato correre per il vantaggio, infatti la palla era terminata sui piedi di Pruzzo che ha segnato il raddoppio. 2-0, gol di Pruzzo al 31esimo minuto del secondo tempo. Ecco, avete visto Cerezo terminare a terra, la palla conquistata da Pruzzo ed è il 2-0. Il lancio di Falcao è su Graziani, anticipato dal recupero di Troppa. Righetti di testa, Falcao, serve inavvertitamente Ernst, tiro fuori. Errore di Falcao che ha mandato in avanti solo Ernst, che è scattato, ha tentato il diagonale. Ecco, vedete il passaggio involontario di Falcao, Ernst che tenta il diagonale fuori dalla portata di Tancredi ma anche a lato. La partita vive questa seconda parte della ripresa, i momenti più interessanti. Righetti in avanti, Pruzzo, Cerezo, Conti. Buon palleggio di Conti e tiro in mezza rovesciata sul fondo. Colpo di testa di Righetti in fase difensiva, fallo di mano di Bax, punizione in favore della Roma. C'è un movimento sulla panchina tedesca, evidentemente Boggs cercherà di effettuare qualche sostituzione, adesso i tedeschi sono al limite di guardia per quello che riguarda il risultato della partita di andata. Rimpallo favorevole a Rode che manda in avanti il pericoloso Ernst che salta Righetti, il quale commette fallo, non lo fa proseguire. Calcio di punizione in favore dei tedeschi. Che protestano, giustamente era probabilmente un fallo da ammonizione, ma in altri casi dalla parte opposta l'arbitro non aveva estratto il cartellino giallo e quindi si è comportato con coerenza anche questa volta. Terlecki al calcio di punizione. Ribatte la barriera Falcao precisamente. Troppa teso il faro laterale, Terlecki, recuperano Graziani e Falcao ed ecco una sostituzione anche da parte tedesca. Boggs richiama Tom dal terreno di gioco ma l'arbitro non ha visto nessuna sostituzione. Terlecki, servizio per Rode che è attaccante in questa fase. Righetti ha ostacolato Ernst mentre Tancredi è abbagliato dal sole che è molto basso, non è uscito. Vi dicevo che esce Tom e al suo posto entra Netz.
Intanto era terminato in calcio d'angolo, eccolo battuto da Terlecki, ferma Graziani, lateralmente da Netz, che fa così il suo ingresso in partita provocando un calcio di punizione alla sua squadra. Quindi Netz al posto di Tom. Netz porta il numero 15, non vedrete più il numero 11. 10 minuti alla fine, la Roma conduce per 2-0. Lanciato Maldera, che non riesce a chiudere per il cross. Una serie di rimpalli fa giungere la palla a Netz. Graziani recupera in fallo laterale, applauditissimo per la sua consueta generosità. Ha rimesso in gioco Rode. Graziani ha liberato per questo attacco di Chierico. Pruzzo, Chierico, Pruzzo, Falcao, Di Bartolomei, Nela, Graziani. I gol sono indubbiamente i rimedi migliori per le squadre di calcio. La Roma gioca ora come non aveva giocato prima di segnare. Conti, Di Bartolomei, ecco che spiova in aria il pallone di Di Bartolomei, Pruzzo lo controlla, rinvia Bax, colpo di testa di Righetti, Falcao, entra anche Pruzzo, i rimpalli hanno favorito Trilov, un fallo di Ernst, continua ad insistere la Roma, tenta Maldera da lontano, continua ad insistere la Roma dopo il 2-0 e se le cose non cambiano sul campo fa bene, perché se i tedeschi non mutano tattica mostrano di essere ancora vulnerabili. Un colpo di testa di Maldera, uno di Greter. Va a terra Schulz su un intervento di Falcao che l'arbitro ritiene regolare. Tacco di Pruzzo per Di Bartolomei, Sereso. Di Bartolomei, tiro di Di Bartolomei fuori. Rimessa in gioco di Troppa, il colpo di testa di Righetti che non perde un duello aereo con i giganti avversari, Chierico, Sereso, fallo ancora su Sereso da parte di Bax. Retrocesso Graziani, adesso è Maldera, servizio per Conti che scatta bene, non riesce a effettuare il cross perché su di lui interviene Ratt in calcio d'angolo ed è l'undicesimo per la Roma contro i 4 calciati dai tedeschi. Conti, indietro il pallone per Di Bartolomei, ribattuto il suo tiro, riprende Di Bartolomei, ribattuto anche il secondo da parte di Bax, adesso avanza Maldera. Conti, tu Conti da parte di Ratt,
il calcio di punizione in favore della Roma. 5 minuti alla fine. Punizione di Conti. Hanno fatto velo un po' tutti, ha rinviato troppa e c'è l'attacco di Netz. Rode. Terlecki. Ribattuto il tiro prima da un coraggioso intervento in tuffo di Maldera e poi da Righetti. Azione pericolosa da parte dei tedeschi. Pruzzo. Troppa mette a fallo su Pruzzo. Rimessa in gioco. Rimessa in gioco Falcao su Chierico. Ostacolo di Schulz all'avanzata di Chierico, ostruzione, calcio di punizione in favore della Roma. 4 minuti alla fine della partita. Falcao sulla palla, ecco la palla in area. Chierico. Si è appoggiato Conti sulle spalle di Netz. Gioco fermo e calcio di punizione in favore dei tedeschi. Ha battuto Rode. Viene in avanti anche il terzino Gritter che effettua il cross tutto sbilanciato dalla rincorsa e manda sul fondo nettamente. Ha speso molto la Roma, adesso sembra essersi decisa a difendersi e non è, ed è pericoloso perché in attacco la squadra tedesca mostra di non essere poi tanto leggera. Ha giocato tutta la partita in difesa, ripromettendosi evidentemente di cambiare marcia. Al ritorno, adesso è Conti che viene in avanti, tiro, si è allargato un po' troppo Conti per esplodere il suo sinistro, quando lo ha fatto era sbilanciato e ha mancato il bersaglio. 2 minuti alla fine. Righetti sempre di testa, Graziani all'indietro, Falcao appoggia su Chierico. Falcao subito al centro, Pruzzo, Graziani. Rimpallo sul tiro di Graziani, attacco di Netz. Adesso attacca in un modo diverso, vedete la Dinamo di Berlino, non è più per tenere lontano la palla dalla sua area di rigore, ma anche con intenzione di offendere, e riesce un tiro di Ernst, bello forte, anche abbastanza teso, sul quale compie una parata Tancredi, facilitato dal fatto che la palla era abbastanza centrale. Il terzino Gritter evita la fuga di Graziani. Calcio di punizione in favore della Roma, è iniziato l'ultimo minuto. Conti. Conti. Graziani, Cereso ed è il terzo gol.
hanno provato un po' tutti ed è Cerezo che ha trovato la strada del terzo gol all'ultimo minuto della partita. Ecco, rivediamo questa azione, vedete, prima prova Conti. Ribattuto il suo tiro. Poi arriva Graziani, ma è sbilanciato. Ed è Cerezo che trova lo spazio decisivo. Siamo già oltre il 90esimo. Chierico, ed ecco il fischio finale dell'arbitro Kaiser. La partita di andata quindi all'Olimpico per i quarti di finale della Coppa dei Campioni vede chiudere la Roma in vantaggio per 3-0. È un vantaggio abbastanza rassicurante sul quale impostare la partita di ritorno fra 14 giorni a Berlino. Certo, in Germania orientale i giocatori della Roma troveranno tutt'altro clima, una squadra tutt'altro che rassegnata e votata unicamente alla difesa, come ha fatto oggi il Dinamo di Berlino all'Olimpico. Comunque partire da un vantaggio di 3 gol con le esperienze anche negative passate sempre in Germania orientale da parte della Roma può costituire una base sufficiente sulla quale portare le speranze per arrivare alle semifinali. All'Olimpico, partita di andata, quarti di finale della Coppa dei Campioni, la Roma ha vinto per 3-0 sulla Dinamo di Berlino. I gol tutti nel secondo tempo di Graziani al 24esimo, di Pruzzo al 31esimo, di Cerezo al 44esimo.